benvinguts a un nou Muntanya Llibertat aquí al poble de Pont, Valle de Aosta. Hem estat en l'Alpi, italiani. Siamo a punto de fare l'approximazione al rifugio Vittorio Emanuele II. Al rifugio, ma non dormire nel rifugio, faremo il bivacco con la tenda che non si può montare perché è parco nazionale. È parco nazionale, non si può montare la tenda. Non si può montare la tenda, bivacco sì, però la tenda no. E abbiamo il Shackleton qui, fent els últims preparatius. Yes. Estàs emocionat, Shackleton? Bueno, estem en una vall mítica, no? La vall de... No recordo el nom ben bé, però és de Gran Paradiso, un 4.000 que farem servir per aclimatar i per veure com de precaris estem anant aquests dies aquí als Alps. Als Alps. Exacte. Primera nit, bivaco, tiempo inseguro... Ancora... Arribarecci. Iniciem, doncs, l'aproximació. Direcció cap al refugi Víctor Manel. Discende dai suoi monti ogni mattina, la Val d'Aosta la bella bionda come l'or. Discende per raggiungere il suo amore, e già l'aspetta nella valle tutta in fior. Allegra canta una canzone, un ritornello che dice così: Miriame, mio dolce amor, ti darò un rifugio Vittorio Emanuele. Bon dia, Claudio. Aquesta primera pujada d'aclimatació al Gran Paradiso. Siamo presti. Ultimi a salire, come sempre. Santa, no? Sta dia sa la cosa. Vedi i suoi monti che non può dimenticare, pensando che mai più ritornerà. Tanta tristezza scende a un tratto nel suo cuore. Un giorno ribellandosi al massis delle Alpi. Sicuramente la gran Jurassic. Estem al Cuella de l'Asno, veiem les orelletes. La cima del Paradís són unes 3 i mitja hores de pujada i bàsicament, bueno, hem trobat bastanta gent ja de baixada. Nosaltres hem sortit en un ritme mediterrani. Hem
7 i mitja, perquè la gent surt a les 3, hi ha un noi que a la 1 ja surt.